sono le cose che vi sono piaciute, se ci sono state delle cose in particolare che dopo una giornata già vi sono piaciute della squadra, e quelle invece su cui soffermarsi ancora un po'. Sicuramente le cose positive, una delle cose positive che ci ha lasciato la partita è comunque di non aver subito tanto, no? Quando permetti poco, vuol dire che almeno in campo siamo stati, per largo tempo della partita, siamo stati messi bene. Poi ovviamente dobbiamo migliorare, che sono gli ultimi 30 metri, che dobbiamo essere più cinici, più convinti, però penso che dopo una partita sono molto soddisfatto per quello che è stato, perché alla fine sono stati degli episodi che alla fine ci hanno creato un po' di amarezza, però rimane la prestazione che abbiamo avuto, una prestazione con carattere e in certi aspetti con determinazione e convinzione, che è quello che vogliamo ottenere piano piano. Questi due episodi, perché alla fine poi sono stati due episodi un po' che hanno sfalsato un po' la bilancia e quello che è stato il risultato finale, ovvero l'espulsione di Castaldello e quel fallo un po', mi passi il termine, sciocco, se ingenuo, da parte di Bisoli negli ultimi minuti. Vi siete soffermati in settimana anche a parlare di questo? Mi sono soffermato il fatto che gli ultimi 10 minuti, per quello che è la nostra storia delle ultime partite ufficiali, noi dobbiamo essere più attenti e più concentrati. Poi ci sono episodi, no episodi, ma noi resta il nostro tallone di Achille che gli ultimi 10 minuti abbiamo subito cose che, da squadra un pelino più matura, magari l'avremmo gestito meglio, nonostante i 10 uomini in campo. E questa la nostra idea è quella, e ho sempre detto che la idea del Breccia è di proporre l'idea di gioco. Ovviamente dobbiamo fare conto con gli avversari che troviamo, però la nostra idea è comunque di proporre, di essere noi a essere per primi a prendere l'iniziativa, e in queste partite poi penso che in un bel punto l'abbiamo messo in atto, e io penso che dobbiamo continuare su questa strada. Sappiamo che troveremo delle difficoltà, però abbiamo delle qualità e dei uomini che possono creare questo tipo di partita a favore nostro. Io come dici, è una squadra, noi siamo una squadra giovane, nuova, ho detto, dobbiamo crescere, dobbiamo maturare in questo senso, perché poi sono tutte le partite che saranno così, sono tutte le partite che ci daranno questo input, no? Sono tutte le partite che sono gli ultimi minuti che qua crei, o stai bene o stai male. Ma noi dobbiamo crescere nell'aspetto della consapevolezza di che noi siamo una squadra che può ottenere il risultato. Allora non dobbiamo avere nessun tipo di problema per stare attenti anche agli ultimi 10 minuti. E noi lì dobbiamo maturare, perché la nostra storia in queste ultime partite, proprio gli ultimi 10 minuti, sembra che caliamo di attenzione, di determinazione, e quello non ci deve mancare. Non ci deve mancare, e dobbiamo subito metterlo in atto, dobbiamo subito reagire e crescere in questo aspetto. Domani c'è lo Spezia, partita impegnativa, comunque squadra che sulla carta è una buona
squadra già da alcuni anni sta facendo squadre importanti, anche se poi non arrivano mai aggiunto, ma comunque una squadra di un certo valore. Ci si va di nuovo con alcune assenze. Già nella prima giornata c'erano comunque la mancanza di Isabel e di Torre Grossa, adesso oltre a loro due, credo che Torre Grossa, se non c'è qualcosa di diverso, non ci sarà, manca anche la Isabel, quindi si comincerà in salita sotto questo aspetto. Io non la vedo come la vedi tu. Sì, ci mancano dei giocatori, ma c'è una rosa che può entrare tranquillamente e non vedono l'ora di formare parte di questo gruppo. Io posso dire che non ci mancano dei giocatori che non potranno essere della partita, ma altrettanto ne arriveranno altri tre che sono a disposizione mia e hanno talmente tanta voglia di formare parte di questo gruppo e io sono contento. Bah, sì, ci mancano, ma ci sono tre che non vedono l'ora di giocare. Quella formula in attacco 1+2, trequartista, con nel caso del Perugia, Donnarumma e Ferrari, le è piaciuta? Loro hanno fatto quello che ho chiesto. Abbiamo creato, siamo arrivati in porta, abbiamo fatto gol e io penso che per loro è stata una ottima gara. Positiva, c'è sempre da migliorare, però sono contento per quello che mi hanno dato in campo. Però col Perugia l'idea era, giocando in casa, Brescia già una squadra, appena detto anche lei adesso, che vuole fare la partita, vuole comunque essere una squadra dominante, non una squadra che accetta il gioco degli altri. Col Perugia, se è in casa, la cosa è ancora più chiara. Giocando in trasferta magari e trovando magari una squadra che sicuramente si aprirà di più perché cercherà magari un gioco maggiormente offensivo, pensa comunque di giocare come ha giocato a Val Perugia, con un attacco con Ferrari che è magari un po' più statico o con magari un Morugini che invece è più veloce? Come dici, sono tutte supposizioni che tu mi stai dando, ovviamente io non so cosa mi troverò, però se le supposizioni tue mi stai dicendo, probabilmente farò così. Sono situazioni che si possono avverare, ovviamente le partite non so, però io la mia identità non la perderò, continuerò con le mie identità e dopo cammin facendo si possono fare delle soluzioni. Ho il vantaggio di avere grandi giocatori che possono valutare anche questo e mi danno la facilità di cambiare in corso, però la nostra identità non la cambieremo e arriveremo con questa idea. L'identità non vuol dire modulo di gioco? Assolutamente. Si era visto in precampionato anche col Brescia con il doppio mediano davanti alla difesa, con il rientro appunto anche della squalifica di Martinelli. Può essere anche questa una soluzione? Sono tutte soluzioni. Ovviamente devo vedere come mi troverò, dove mi troverò una volta stiamo giocando. Però io penso che il Brescia ha tante soluzioni, mi permette di fare tante soluzioni che posso cambiare nell'arco della partita, però sono contento di avere tanti giocatori che possono, come dire, intendere tutti i tanti sistemi che mi aiutano anche a me la facilità di giocare. Prima convocazione per Tonali in Under 21 del campionato settimana prossima, una meta favorevole e anche la serie di si fermi quando sono in nazionale perché più di un anno. Non è l'unica novità perché ho visto che di solito quando c'era il turno del martedì non si faceva l'anticipo, invece stavolta il Brescia è costretto andare a farsi una trasferta in un'altra parte dell'Italia. Tutte queste novità migliorano, peggiorano le favorevoli? Favorevole o non favorevole, come si dice, sono le leggi del calcio, no? Ci si tocca a noi, toccano anche agli altri. Ovviamente quando ci sono partite riavvicinate è ovvio che un po' si paga, perché poi a noi ci tocca fare un viaggio lungo e ci sta. Faremo il modo di anche in questa situazione essere all'altezza. Sappiamo che dobbiamo viaggiare e ci toccherà. Su Sandro sono contento che comunque arriva questa convocazione, non solo a lui, sino che c'è anche Viviani che va in Under 19. Io penso che per le squadre di Brescia avere due ragazzi di questa qualità fa solo
che bene a loro personalmente e poi a noi come, come società e come squadra, perché sicuramente ci dà qualcosa in più. È il calcio, sono il calcio, situazione di gioco. Non penso che il mio capitano mi voglia mettere in difficoltà, punto. Sono così, ci ho chiarato, ci ho parlato, lui è contento, sta di nuovo correndo. L'unico problema adesso per lui è che corre di più perché gli tocca stare più fermo, però per il resto il calcio è questo. Devo valutare ancora, non c'ho la da fare l'11, dopo vedrò. Cosa ti vedi più dello Spezia? C'è qualcosa di particolare che ti vedi più come aspetto tecnico di quella squadra? Una delle cose è che è la prima volta che andiamo a giocare in trasferta, ancora non l'abbiamo valutato. Ovviamente giocare in trasferta è una nuova tappa che dobbiamo affrontare e sappiamo che l'Spezia è un'ottima squadra, come avevi detto prima, ha fatto degli ottimi acquisti. Vedremo con cosa ci troviamo da fronte. Però dico, il Brescia deve giocare comunque da Brescia e continuare con l'idea di gioco che abbiamo e affrontarlo della maniera come abbiamo fatto con il Perugia. Sono contento perché io di avere abbiamo lavorato, ovviamente noi abbiamo lavorato su quelle che possono essere, no? Le cose che a noi possono aiutare, sapendo delle difficoltà che possiamo trovare, però siamo pronti a ogni situazione che possiamo trovare. Solo Ernesto. Solo Ernesto. Sì. Grazie. Arrivederci.